Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Tutto quello che è abbandonato, ma che qualcuno si è dimenticato di farti vedere, diciamo così, quello che c'è oltre le villette. Andiamo. Non ti dico quante bombe di gas ci sono dentro. Cosa? Una dietro l'altra. Quello che potete vedere è uno dei mega capannoni che non si vede da fuori, imboscato. Ci saranno una ventina di colonne, ogni colonna c'è una bombola del gas che è pericolosissima e viene utilizzata per scaldarsi, eccetera. Ragazzi, siamo nella zona di degrado, la bidonville più grande e più vasta del centro di Milano. Direi che non c'è dubbio, questa è la più grande che abbiamo trovato al centro di Milano. Assoluto, sì, sì. Ed eccoci arrivati a dei bagni, come tutta la struttura si presentano veramente molto male, ci sono ancora dentro i prodotti, urina, feci, insomma una situazione che rispecchia quelle fuori di abbandono da anni. E queste sono le vaste distese, per ora la natura sta riprendendo un po' gli spazi, dove si poteva fare molto di meglio. Guardate che capannoni che ci sono, pensate che sono andati a cementare e a costruire l'Expo a Rofiera, a Ropero, quando invece qui si poteva fare tantissimo. Ed eccoci in un altro di questi mega capannoni. Come appunto vi dicevo, in questi spazi si poteva fare tantissime cose, facendo conto che dal 2005 circa che lo spazio è in dismissione, era già fornito appunto di linee di trasporto, era una zona in una posizione ottima di Milano, e invece è così. No, qui abbiamo, possiamo vedere tranquillamente che c'è stato un incendio, qualcosa che qui è bruciato. La cosa che però ci dà una brutta sensazione è la scritta What are you doing here? Cosa state facendo qui? Non è molto gradevole vedere che le strutture, i beni pubblici sono utilizzati solo dai writer, perché chi li amministra non sa che farsene e li lascia in abbandono. Stiamo entrando dove forse una volta stoccavano il pesce. Lo spazio, come vedete, è immenso. Sono state aperte tutte, come vedete. Aspetta, entriamo dentro. Fermo. Scusami. Un giaciglio di fortuna anche qui. Aspetta, ripeto. Un giaciglio di fortuna anche all'interno delle ex frigoriferi dei pesci. Guarda che forte, proprio, scusate, vediamo qui, qui troviamo un attrezzo da lavoro ancora in buono stato. È stato un problema qui dovuto all'infiltrazione della criminalità che aveva acquistato dei
banchi, guarda anche qui ci sono degli altri attrezzi da lavoro. Attenzione ai carrelli elevatori, ci sono ancora i cartelli. Eccoci qui, siamo fuori. Vediamo un attimino cosa scopriremo anche oggi in questi meandri abbandonati del municipio 4, proprietà Sogemi di Comune di Milano. Tutto trascurato, diciamo che l'erba incolta è il minimo che si possa trovare. Ed eccoci nel reparto gomme. Abbiamo trovato un nuovo posto da segnalare in questa struttura, in mezzo agli estintori, lo sporco, tutto spruzzato in giro, colloso mentre si cammina. Insomma, tantissime bombole di ogni tipo. Un posto da far controllare al più presto a chi di dovere, perché potrebbe essere molto pericoloso. Altri cartelli, attenti ai carichi sospesi, non passare sotto, non ci passeremo perché tra le biciclette rubate e smontate, i pezzi di metallo che cadono, gli estintori, la pattumiera e i resti dei cavi sventrati dal rame, insomma il posto non è molto sicuro, fa un po' paura. E vedendo questo orologio ci viene l'idea di dire non vediamo l'ora di andarcene via oggi, tra la pioggia e tutto il resto. Ma la costruzione che troviamo qui intorno, industriale, insomma, ci riporta all'epoca in cui questi spazi erano utilizzati, davano lavoro, davano un servizio ed erano un'attività concreta e attiva nella città di Milano. Vederli adesso così sembra quasi un incubo, come se fosse scoppiata una bomba. Ho sentito muovere qualcosa qua però, eh. Questo è tutto i cavi di rame che vengono portati via qui. Siamo nelle catacombe del complesso che dà verso Viale Mugello. Come potete vedere la situazione è veramente penosa, infiltrazioni d'acqua, cavi rubati. Oggi stiamo facendo una visione integrale, siamo già dentro da quasi 2 ore e non abbiamo chiaramente ancora terminato. Non vi racconto che odore che c'è perché è incredibile. Chissà che cosa, qual era l'attività? Sembra uno stoccaggio fogna qua. Attenzione alle buche. Attenzione Paolo alle buche. Cioè questa proprietà qua è stata visionata, vado un attimo avanti, è stata visionata dai famosi razziatori dell'oro rosso. Non c'è un macchinario che abbia ancora... Aspetta che arriva. Sì. Non c'è un macchinario, come potrei vedere, che ha ancora un pezzo di rame attaccato. Guarda i cavi, guarda come sono stati sezionati tutti. Guarda che per terra. Sì, ma guardate che spazi, signori. Guardate i cavi di rame, quelli belli grossi. Bruciati. Sì. E qui ce n'è un'altra catasta. Ne troveremo molte altre. È anche un labirinto qui, eh? Facile anche perdersi. Noi adesso stiamo proseguendo in direzione nord. Quindi siamo nei sotterranei in direzione occupazione del Macao di Viale Molise. Penso che adesso accelereremo un po', dato che la situazione ci sembra che presenti sempre le stesse problematiche, per farvi vedere poi un'altra situazione che abbiamo trovato al piano di sopra. Eccoci in uno degli uffici, siamo saliti da quelle catacombe al piano di sotto, come potete vedere
e abbandonato un sacco di materiale, una macchinetta del caffè, ci sono ancora le tendine. Dalle tendine fuori possiamo vedere una bicicletta e un sacco di sporco ancora. Quello che ci stupisce è questa cassaforte qui. Guardate che cassaforte aperta, con tutti i documenti, assegni circolari, cooperativa lavoranti e mercato carni. Tra l'altro è stata svuotata anche questa qui, ma saliamo su, vi facciamo una panoramica di cosa succede al piano di sopra. Riprenderemo un'intera area dall'alto. Attenzione ai vetri. I vetri, secondo me, più che altro sono stati spaccati per puro vandalismo. Perché, per esempio, per passare dall'altra parte, siamo già stati sopra, bastava aprire una porta, era già aperta. Invece hanno preferito spaccare tutto. Di là possiamo vedere le case di Viale Molise e i decori, chiamiamoli così, fatti dai Raider, che troviamo un po' dappertutto. Qui troviamo la consueta situazione, ma con vista panoramica. Vedremo tutti i padiglioni del reparto carni, tra cui anche la triperia, con tanto di insegne, le riprendiamo tutte dall'alto. Qui è la sala della manutenzione, qui c'erano tutte le manutenzioni, troviamo le cinghie, i fari, giusto per spiegare un attimino quello che c'è qua dentro. Troviamo anche dei mobili di discreto pregio, conciati malissimi, chissà di che anno sono, una specchiera, dei pezzi di vetro per sostituire. Ma non finisce qui. Qui dall'alto si vede benissimo il palazzo della Sogemi che si trova lì in fondo e ancora tantissime altre costruzioni, alcune coi tetti in vetro. Ma passiamo a vedere invece un altro angolo di questo posto, dove è inquietante questo rosso che si vede sulle pareti dappertutto, sembra il set di un film horror. E proseguiamo andando a vedere il reparto stoccaggio copricerchi, sedili, eccetera eccetera, che non sono arrivati qui per caso, quindi ci piacerebbe capire com'è possibile tutte queste cose qui. E proseguiamo ancora, perché in fondo troveremo qualche sorpresa. Come potete vedere, nel corridoio qui troviamo un altro bivacco, fatto in maniera non artigianale. Troviamo delle scarpe, diverse scarpe. E se inquadrai un po' all'esterno, qui ci sono dei giubbotti, fa vedere dove siamo, l'immancabile scheda del telefono. E questi continui angoli inquietanti con questo rosso che cola. Siamo nei sottotetti, come potete vedere, questo è quello che si vede da sopra a sotto, sacco di schifezza, devono essere forse i frighi, e altro rosso in giro sparso sulle pareti. Sì, questo potrebbe essere benissimo il set per un film horror o qualche videoclip un po' trash. Qui vediamo invece un magazzino pieno, come sempre, di tantissima roba, chiaramente accessibile per chiunque, e sappiamo che qui dentro ci sono solo praticamente abusivi. Qui vediamo altri magazzini e costruzioni, è una città nella città, e gli spazi sono talmente grandi e ovunque troviamo qualcosa di nuovo. Ecco, questa era un'abitazione, in parte è stata murata, ma dall'altra parte tranquilli che si entra.
E qui troviamo ancora un altro capannone alle spalle di quello vecchio. Ci sono ancora attrezzature da lavoro, carrelli e carrellini, i tre spalle, insomma tutta l'attrezzatura che serve per caricare e scaricare le merci, che è sprecata, è stata lasciata qui credo dal 2005, e dal 2005 che sono presenti, forse anche un po' prima, anche i gabbiotti, che una volta erano utilizzati dal personale, adesso servono come bagni e come scritte per i writer. Troviamo ancora un'altra mega area abbandonata, le condizioni non sono buone, c'è un sacco di ruggine, oltre che i calcinacci che cadono dall'alto, come potete vedere anche qui, non passeremo sicuramente lì sotto. E purtroppo parliamo anche di inquinamento ancora di più, perché è pieno di taniche, di fusti, di liquidi, alcuni infiammabili, alcuni tossici, che sicuramente dopo tutti questi anni non dovrebbero essere qua. Quindi tutti i sindaci che sono passati, a partire dalla Moratti, a Pisapia, ad arrivare a Beppe Sala, insomma un occhio qua dentro non ce l'hanno proprio messo. Ed ecco, proseguiamo questa lunga esplorazione. Abbandono e sporco dappertutto, purtroppo i graffiti non mancano mai lungo tutta la struttura. E prendiamo questa scala, speriamo non sia troppo traballante, vediamo cosa c'è. Un materasso e una rete immancabili, direi che anche quest'oggi non sono mancate le sorprese. Ci avviamo verso l'uscita. Un saluto a tutti dal macello, alla prossima City Report. City Report.